qualche mese si risente parlare di inflazione. Allora chiedo a Carlo Mazzola, il rialzo del costo della vita è davvero un rischio reale e per quale motivo è così temuto dalle banche centrali? Beh sì, il problema dell'inflazione, che è proprio spiegato semplicemente l'aumento dei prezzi, è sostanzialmente un qualcosa che quando si verifica nell'economia il denaro perde di valore e quindi sostanzialmente si può comprare meno a parità di importo. Perché c'è paura di inflazione? Perché quello che si sta creando un pochettino, e lo confermano i dati dell'ultima settimana in Italia, in cui l'inflazione ha superato i valori più alti degli ultimi 2 anni, lo stesso anche in Germania, si sta creando, forse un po' figlia della crisi economica, di quello che è successo, una grossa quantità di moneta. Cioè le autorità finanziarie internazionali, per sostenere il debito pubblico dei vari paesi, pensiamo alle obbligazioni greche, cosa hanno fatto? Hanno dovuto comprarle e hanno attuato quella manovra, quella che viene chiamata e che si sente sempre parlare tanto, questa sera parliamo di termini inglesi, il famoso quantitative easing. Che cos'è il quantitative easing, che poi però ci riguarderà molto nei prossimi anni? Sostanzialmente sono banche centrali che comprano titoli. In che modo? In che modo una banca centrale compra dei titoli? Sostanzialmente stampando della moneta. Più moneta circola nell'economia, se ci pensate, c'è tanta moneta che va a cercare sempre gli stessi beni. A forza che ci sia tanta moneta, il prezzo dei beni tanto piano piano inizia ad aumentare. È un po' quello che è successo negli anni 70, se ci pensate, su un effetto molto più elevato. Allora, noi adesso siamo su livelli molto bassi, l'inflazione è intorno al 2%. La paura è che la crescita dei prezzi sostanzialmente che cosa farà? Farà sì che chi presta il denaro vorrà chiedere una remunerazione più elevata, ed è per questo che le banche centrali cercano sempre di combattere l'inflazione e di mantenere le aspettative basse. Purtroppo, vista da economisti, se si vuole fare un'analisi razionale, sembra che ci sia sempre più moneta che sta andando nel paese e quindi piano piano ci sia una tendenza a crescere dell'inflazione, vuoi anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Ed è per questo che dal punto di vista operativo noi personalmente sconsigliamo a tutti di comprare dei titoli che abbiano una durata troppo elevata, perché se uno si vincola ad avere per esempio il 4% di interesse e l'inflazione dovesse aumentare, il 4% non potrebbe non essere più remunerativo. Questo è il vero problema dell'inflazione. Esistono numerosi prodotti di investimento che proteggono il risparmiatore in caso di un ritorno dell'inflazione, ma per i poco esperti la scelta non è certo facile, anche per gli esperti, come dire, non è così semplice. Che cosa possiamo consigliare ai nostri telespettatori a questo riguardo, Licciardello? Beh, se si immagina uno scenario di tassi in rialzo, quindi dovuti a una pressione sui prezzi al consumo, è chiaro che è più conveniente andare sui titoli a tasso variabile, quindi comprare sostanzialmente dei CCT, oppure, parlando di obbligazioni, oppure di anche titoli che in qualche modo riflettono la stessa idea di cui si parlava prima a proposito degli ETF, che in realtà sono, e quindi torniamo anche su questo argomento, uno strumento innovativo, perché permette di acquistare con pochi euro, anche 10 euro, anche 1000 euro, un indice, ma io direi anche più un'idea di investimento. E quindi esiste la possibilità, oltre che di cavalcare il Dow Jones piuttosto che un altro indice azionario, anche un paniere di obbligazioni che seguono un tasso di mercato monetario, come può essere il mercato monetario europeo legato alla Libor e così via. Quindi questa può essere un'idea di investimento. A proposito degli ETF, volevo solo dire che sono già in vita da circa 10 anni, infatti in questi giorni sono stati celebrati per l'appunto i 10 anni della nascita, e che di fatto questa crescita del 20-30% annuo è interessante, però rimane ancora un prodotto ai più abbastanza sconosciuto, per cui se è vero che è un boom, perché comunque cresce a dei livelli elevati, però in relazione agli altri strumenti di risparmio gestito è ancora una posta piuttosto limitata. È vero che sono gli stessi gestori che comprano gli ETF, quindi è anche da spiegare, poi magari lo facciamo anche dopo, a chi sono rivolti esattamente questi strumenti, però è sicuramente ancora un mercato di nicchia che andrebbe spiegato meglio, e che soprattutto chi ha a che fare con il risparmiatore, quindi lo sportello bancario o altri,
che tutti i giorni non hanno tutto questo, forse questo interesse al momento a spiegarlo bene, forse. Sono talmente efficienti a buon mercato che non tanti sono interessati a spiegarlo, che è sempre stata la nostra teoria, ma quando tutti capiranno come funzionano gli ETF, qualcun altro nel sistema bancario potrebbe avere qualche problema di bilancio. Peraltro ricordava Licciardello 10 anni che questo prodotto, come dire, ha preso il via, e infatti nel 2003 Carlo Mazzola aveva fatto forse la prima guida, almeno fra quelle pubblicate in Italia, agli ETF. Investire in ETF è la sfida ai fondi comuni alla gestione, per il glorioso Franco Angeli, editore. Eccolo qua. Adesso parliamo, come dire, di tutt'altro. Dagli ETF passiamo ai mutui, se non sbaglio. Esattamente. Perché? Perché un rialzo dei tassi farebbe inevitabilmente aumentare anche l'importo della rata di tutti coloro che hanno in essere un mutuo a tasso variabile. Allora Silvia Colombo, Head of PR and Communication di Inge Direct Italia, ci spiega perché il mutuo a rata costante può essere una valida alternativa in un contesto come quello attuale. Cos'è il mutuo a rata costante? Il mutuo a rata costante può essere considerato una buona via di mezzo tra un tasso fisso e un tasso variabile. Del tasso variabile mantiene il vantaggio della rata costante, quindi rata che non cambia per tutta la durata del mutuo, mentre del variabile conserva il vantaggio di poter vedere diminuito l'importo complessivo del debito che viene corrisposto alla banca. D'altro canto, del variabile conserva anche la caratteristica che questo debito complessivo possa invece aumentare se lo scenario dei tassi dovesse risultare meno favorevole. E che cosa potrebbe succedere in questo caso? In questo caso la componente di variabilità tipica del tasso variabile viene, nel caso della rata costante, spostata sulla durata del mutuo stesso, per cui il cliente potrebbe vedere variare la durata del proprio mutuo pur mantenendo la rata identica. A questo punto è importante informarsi se presso la banca in cui si sottoscrive questo tipo di mutuo esistono delle formule di protezione per il cliente. ING Direct, ad esempio, offre questo tipo di mutuo ponendo un tetto massimo alla durata del mutuo stesso, per cui un mutuo di 15 anni, ad esempio, non andrà mai oltre 18, il mutuo di 30 anni mai oltre 40, offrendo quindi una garanzia di protezione al proprio cliente. Allora, abbiamo accennato alla nostra introduzione: nel primo mese di quest'anno le obbligazioni dei paesi con i conti pubblici maggiormente in difficoltà hanno registrato rendimenti interessanti, e questa tendenza potrebbe continuare anche nei prossimi mesi. Giangrande, è possibile investire nei debiti di paesi periferici della zona euro tramite ETF, per esempio nei bond greci piuttosto che in quelli portoghesi o irlandesi? Beh, devo dire che nel corso del tempo gli ETF si sono evoluti moltissimo, quindi si parlava prima della nascita degli ETF sul mercato italiano, che è avvenuto fine 2002, e all'epoca gli ETF replicavano solo gli indici di capitalizzazione principali, indici di capitalizzazione azionari. Nel tempo si sono evoluti veramente tanto, e oggi tramite gli ETF posso fare anche delle strategie di investimento un po' più sofisticate. Si parlava prima, ad esempio, del fatto che le attese e le aspettative di inflazione sono cresciute, quindi i tassi si stanno alzando, soprattutto in questa prima parte dell'anno. Questo è vero in particolare per i titoli di Stato tedeschi. Andando però a dare un'occhiata, ad esempio, ai tassi di titoli di Stato italiani piuttosto che a quelli spagnoli, piuttosto che a quelli portoghesi, si vede invece come i rendimenti assoluti siano scesi. Perché è successo questo? Perché si sta riducendo il gap, che si chiama spread, tra quello che rende un titolo di Stato italiano, ad esempio, a 5 anni, e quello che rende un titolo di Stato tedesco. Quindi il fatto che la percezione della rischiosità si sia in qualche modo ridotta ha fatto sì che i rendimenti scendessero e quindi i prezzi delle obbligazioni salissero. Tramite gli ETF io posso fare anche questo genere di ragionamenti, che mi rendo conto sono abbastanza sofisticati, e realizzare delle strategie, diciamo, che mi permettono anche di sfruttare questi movimenti del mercato. Da Deutsche ha lanciato, appunto, il 26 di gennaio un ETF che replica titoli di Stato solo dei paesi ad alto rendimento, quindi si diceva prima Italia, Spagna, Portogallo e Belgio, e un ETF invece che si concentra solo su titoli di Stato cosiddetti AAA, cioè quelli emessi da Germania, Francia, Finlandia e via discorrendo.
e con i tassi ai minimi per trovare rendimenti accettabili sul fronte delle obbligazioni è necessario guardare ai titoli corporate e high yield. Marco Ciatto, gli ETF offrono delle buone opportunità anche in questi ambiti? Sì, certamente, e anche da poco tempo, perlomeno qui sulla borsa italiana. Sono stati infatti recentemente lanciati degli ETF legati a indici di società che hanno un elevato ritorno, diciamo, dal dividendo, quindi un flusso cedolare molto elevato, e ci sono anche appunto sia su mercati emergenti che tendenzialmente hanno appunto dei rendimenti più elevati, sempre parlando di flusso cedolare rispetto a quelli di paesi governativi dell'Eurozona o degli Stati Uniti, per esempio. E quindi con questi altri strumenti è possibile andare a cercare, diciamo, un rendimento un pochino più elevato. Altra possibilità addirittura è quella di andare, se c'è la prospettiva di un aumento dei tassi di interesse, e quindi aumentando il tasso di interesse diminuisce il prezzo del titolo obbligazionario, di andare short su questi titoli. Quindi ci sono degli ETF short su titoli obbligazionari governativi, e quindi anche lì andare a cercare una performance in questo frangente. Ecco, con gli ETF abbiamo sentito come è possibile investire praticamente in tutti i mercati a livello internazionale, siano essi azionari, obbligazionari, valutari o delle commodity. Poletto, verso quale asset class vanno le preferenze dei risparmiatori italiani? Beh, abbastanza interessante. I risparmiatori italiani, investitori retail, prediligono, diciamo, i mercati emergenti, probabilmente proprio perché citiamo la Cina, l'India, il Brasile, oltre ovviamente all'indice italiano che è molto conosciuto e molto utilizzato. Però l'ETF viene molto utilizzato proprio per poter investire e prendere un'esposizione sui paesi emergenti, e questi sono i più negoziati dagli investitori retail. La cosa interessante è che queste fanno, sì, come dire, lo spaccato fra un anno e l'altro. Oltre il 20% punta quindi sui mercati emergenti. Sì, è abbastanza interessante che da un anno all'altro è cresciuta sensibilmente la quota sui paesi emergenti a discapito della parte obbligazionaria, per cui diciamo che ritornando al discorso iniziale sul recupero anche dei mercati azionari, direi che questo è una buona prova dello spostamento dell'interesse degli investitori verso i mercati azionari. E ci ritroveremo allora subito dopo qualche istante di pubblicità con la terza parte di Soldi. Rimanete con noi, a tra pochissimo.